Questo è l'esercito più bilanciato della storia. Ben ritrovati ragazzi sul canale di Geldof Gaming, siamo qua col 39esimo episodio di Total War Rome 2 Hannibal al Portas con Cartagine. Dunque, nello scorso episodio abbiamo tirato dei colpi decisivi a Emporion, conquistando tre loro città, questa forse era romana, e ormai siamo pronti ad attaccare proprio Emporio. E portiamo, io direi, questo altro esercito qui. Non può superare, non capisco perché si è bloccato. Vabbè, comunque ci mettiamo in coda. E li facciamo salire su tutti. Stai fermo qui. Piazzati più avanti. Ok. Così li portiamo tutti e tre là sotto e il prossimo turno ci divertiamo. A questo punto però forse ci serve un esercitino lì. No, per un turno possiamo anche pazientare. Va bene lo stesso. Questo serve caserma reale. Fornisce guarnigione. Più 1 la capacità di reclutamento. Non ci serve a niente qui, quindi lo possiamo togliere. Costi di reclutamento dei mercenari, lo togliamo. Perfetto. E direi che invece possiamo potenziare e portare su altri i nostri eserciti, perché li abbiamo preparati. A questo punto è un po' stupido non portarli davanti, quindi possiamo portare questo su Ossoguntum e mettere questo dentro Cissis. Vedete che tutto torna. Allora, tu entra dentro Cissis, così questo meno 10 va via, si riduce perlomeno. Poi tu spostati a Saguntum, spostati a Saguntum e potenziamo questo, visto che non è molto equilibrato. Allora, direi cavalleria, artiglieria, siamo a posto. Facciamoci... Abbiamo due queste, facciamo un It is tre a great and glorious thing picchieri, to fight for our due cause. di questi, siamo a 16 e facciamo peltasti. Ok, questo esercito sarà molto forte, eh? Ci metterò un paio di turni a potenziarsi, ma va bene lo stesso. Questo non può uscire dalla marcia forzata, speriamo non ci attacchino perché siamo molto deboli in questo momento. Ma cercheremo di... Se ci attaccano la combattiamo, ragazzi. Ho fatto un po' un rischio, diciamo, una cavolata, se possiamo dire così, ma era quello che serviva. Questo l'abbiamo già mosso. Sì, entrambe. Questi li abbiamo già mossi. Poi vediamo un attimo. Questi stanno pure lì fermi. Abbiamo dei soldini, quindi a questo punto potenziamoci. Due turni. E ta ta ta, facciamo un'altra di queste. Facciamo una di queste. Ok, e questa cos'è? Una legione. Una legione, dobbiamo inseguirla. Vediamo se ci sono altre truppe romane che mi sono perso. No, sembrerebbe di no. Allora mandiamo questa qui un attimino lì. Facciamo così. Hop hop. Tutti sposti qua. Tutti sposti attaccata a loro. E niente, reclutiamo su questa con... Facciamo una balista. E così. Abbiamo ancora i soldi perché adesso dovrebbero costare un po' di meno le cose. Facciamo così. Ok, così abbiamo due flotte complete. Questa se non ce l'attaccano non dovremo perdere nessuno. Comunque teniamo le unità un po' indietro. Abbiamo anche queste che ci aiutano. Forse ce la facciamo resistere, diciamo. E speriamo. E possiamo potenziare un po' le nostre regioni. Allora, io come sempre... Parto da questa che è quella che ci garantisce più cibo e più soldi. E abbiamo finito. Perfetto. Allora, abbiamo tre eserciti pronti lì. Questo qua a supporto. E questi iniziamo a spingerci verso nord. Dovremmo metterne uno qua. Qua
Qua sembra che resistano. Niente, passiamo il turno e vediamo un po' cosa succede. Allora, abbiamo scoperto un agente nemico. Poi qualcos'altro ancora. Niente, questo qua non è messo tanto bene e loro stanno andando a farlo fuori, quindi a noi va bene così. Non so se loro conquistano questa città, eh. Boh. Comunque sia. Vorrei capire se ci sono eserciti di rinforzo in movimento. No, non li vedo. Qua come sono messi stanno reclutando, ok. Poi, notiziona, non ci hanno attaccato qua. Abbiamo anche recuperato un po' di forze. Attacchiamo questi. Attacchiamo ancora questi. Facciamoli fuori tutti. Difensiva. No, offensiva. Dimmi che non ho perso nessuno. Porca vacca, beh, ne abbiamo persa una, pazienza. Qua cosa puoi reclutare? Quella che è morta, tra l'altro. Bene. Allora, lì però sei un po' in mezzo, quindi è pericoloso. Entra dentro Cissis. No, che cavolo ho fatto? Pensavo ci saremmo arrivati, ragazzi, ho fatto proprio una cacchiata. Niente, facciamola tornare indietro e speriamo non muoia. Comunque ora Saguntum non è più in pericolo. Portiamo questo su. E questo non si può muovere che ce l'hanno sabotato. Ma questi due sì. Allora iniziamo l'assedio. Mandiamoci anche un altro esercito avanti. Qui così. Perché di qua sennò possono passare. Attacca ovviamente. È molto facile questo assedio, inutile combatterlo. Ormai le battaglie saranno tutte così, eh. È una caratteristica di questo gioco, diciamo. Occupiamola. Abbiamo perso qualcuno. Le salite di Imperium, bene. Chi è morto? Secondo me è un elefante. Può essere. Reclutiamo l'elefante che è morto. Perfetto, facciamo salire lui. Papà, questo è abbastanza equilibrato. Non si deve ancora sposare. Incredible, facciamolo diventare un generale. Annibale invece va benissimo così. Non è sposato Annibale. Non possiamo attaccare quello. Sì, invece possiamo. Allora, facciamo così. Sabotaggio militare, veleno. Attacchiamo lui. Perfetto, distrutti anche loro, defense equilibrata direi. Sono morti tutti. Liberiamo i nemici. Ok, Emporion non ha più una città. Io spero non ci attacchino questa, ragazzi, ho fatto proprio una cacchiata. Anche se la flotta è più piccolina, però cacchio. Un po' un peccato. Potremmo. Ah, questo qui è bloccato anche lui. Hanno un casino di agenti, non vedo l'ora che venga eliminata la fazione. Siamo vicini ormai, eh. Perché penso che ci sia questa flotta in giro e questo esercito in giro. Che vedete che non conta praticamente nulla. Potremmo addirittura attaccare lì, però non è il turno per farlo. Allora, qua va bene così. Questo appena si potrà muovere tornerà qui, questo si muove qua e attacchiamo in quella direzione. Qua ne teniamo uno bene in difesa, comunque le mura sono belle forti. E adesso vediamo di potenziare la città. Allora questa è già messa bene. Questo lo faccio diventare uno che ci migliora noi. Questo capacità di arruolamento. Capacità di arruolamento fornisce guarnigione. Sblocca arruolamento di cavaliere nobile e di elefanti africani da guerra. Non sarebbe male, ma ce l'abbiamo qua? No. Allora potremmo anche non reclutare un elefante normale. E fare questo qui qua. A sto punto in questa provincia serve sempre di meno perché ci spostiamo a nord.
Qua serve solo per questo e questo qua dà guarnigione, i costi di allenamento mercenari, capacità di... Sì, questo serve un po' di meno, questo qua invece è forte. Potremmo togliere quello. Sarebbe una cattiva idea, qua facciamo questo assolutamente. Iniziamo a modificare un po' questi. Perfetto, allora questo l'abbiamo già mosso, vero? Sì. Anche quello sì, questo lo spostiamo perché è un po' esposto comunque là dietro. Ti metti qua invece. Ottimo. E direi che no, facciamo questo. Pa, pa, pa. Un altro tempio? Potrebbe essere un'idea. Ah, dunque, hanno due posti sul mare. Se no potremmo fare questo, ordine pubblico, ricchezza delle attività commerciali. Però c'è anche tanto bisogno di conversione, quindi no, facciamo questo per adesso. Speriamo di non essere attaccati lì, ragazzi. È abbastanza importante come cosa. E dunque, io non vorrei che questi attaccassero loro. Cioè, l'esercito sì, ma non la città, perché le voglio tutte per me. Sono avaro. Quindi dobbiamo anche muoverci da questo punto di vista. Valhaman be praised. Spostiamo questo qua. I live to have further orders. Completiamo l'addestramento, A noble cause così è già un pochino più avanti e terminiamo il turno. Intrigo politico, cosa è successo? Promozione assicurata, vabbè, va bene lo stesso. Tra l'altro è un po' che non guardiamo la politica, come va? 60%, stiamo per riguadagnare questa tacchetta, vediamo se possiamo... Ah, Annibale Barca, promozione, vada. 61%. Mi sa che ce la stiamo per guadagnare la tacchetta. Divorzio. Assicura promozione. Abbiamo un po' di soldi da parte. Dai, facciamo questa cosa. Assicura promozione anche al generale che c'è a Cissis. Anche perché risparmiamo dei soldi, facendo così. Assicura promozione anche a lui. Possiamo assicurare la promozione ancora ad Annibale Barca? Che grado è ormai? È il massimo? Grado 8 addirittura, cacchio. Vabbè, è il leader indiscusso di tutto. Dovremmo salire ancora. Speriamo di riprenderci questa tacchetta. Mi ha speso un po' di soldi in questo turno, Non ci hanno attaccato. Boh, meglio così, ragazzi. Non... Io l'avrei fatto, però in realtà il loro scopo è conquistare una città. E potevano comunque scendere qui. Sono stati fermi. Vediamo se esiste ancora il loro esercito. Ok, sono vicini. Questi se l'attaccano forse perdono. Va bene così. Va bene così. Allora, qua non vedo più nessuno. Quindi, I live to serve the mighty Carthage at your io farei command. una cosa del genere. Una cosa così. How can I serve Carthage? Pigliamo Valhaman be Annibale. praised. Che è molto forte. In realtà potremmo anche iniziare a togliere questo perché ha tutto livello 3. Facciamo così. Tu Ready to meet. For order. Bless our ti journey. muovi, Annibale, e vieni Ready to indietro. meet. Bless our Tu journey at entra qui e Wingsman. I am a reaper of tu souls. entra dentro I am quell'esercito. E niente, qua stiamo in difesa così. Tu Valhaman be stai in praised. difesa Cissis anche questo turno. We fight for you, my Tu lord. inizi a muoverti a I nord. don't Qua care how tired così ci you are. arrivi? No, ma arrivi fin là. Cacchio. How Strana can come I cosa. serve? Allora, tu invece Get arrivi fin lì. Facciamo così. Tu moving. Your call is destiny, fai brave questo. man. Poi tu I live to vai lì. serve. Che Get to it, man. scambio, ragazzi. Tu in marcia forzata. Vieni qua. Così siamo pronti, abbiamo già spostato tutti gli eserciti verso il nemico futuro che ci sarà a nord. Qua aspettiamo giusto qualche turno che questi muoiono del tutto. A questo punto attacchiamo noi. Ok. Ce la fai entrare a Cissis? No, però sei abbastanza vicino. Ok, va bene. Questo esercito
Marcia forzata pure lui e lo spostiamo verso nord, fino a qua deve arrivare, che ci servirà ovviamente. E niente, direi basta così. Vediamo se possiamo potenziare qualche struttura in qualche provincia, diciamo, nuova, perché di sicuro quelle vecchie costerà troppo. Qua possiamo fare questo. E niente, va bene così appunto. Qua iniziamo a esplorare per capire come sono messi. I romani li lasciamo perdere. Questo è il prossimo nemico, quindi vediamo che a Tolosa non c'è nessuno. Potremmo anche accerchiarli, però per adesso stiamo in difesa perché potremmo tenere un esercito under qui, ma andrebbe avanti da solo. Invece voglio prima liberare Liberia. Mi sembra troppo di essere troppo esposto a far così. Allora, il prossimo turno possiamo già conquistare questo, poi da qua probabilmente arrivare vicino lì e questo esercito andrà anche lui da dare supporto, Annibale gli viene dietro, qua andrà avanti da solo, no, forse lui viene dietro di qua e loro due di qua, sì, mi sembra più intelligente come cosa e direi basta così. Ah, possiamo reclutare nuovi amici perché siamo Imperium livello 3 adesso, con abbondanza di cibo e tutto quanto. Qua ne hanno solo uno. Ok. E quindi niente, al prossimo turno reclutiamo gli agenti che non ho fatto in questo turno, però vabbè, ormai è andata. Dunque, come sempre, ci chiedono di entrare in guerra contro di loro. Lo vogliamo fare, ma non è questo il giorno. Io voglio che tu diventi il mio stato cliente. Fine. Niente. Sovversione militare. Hanno fatto qualcosa qui. Come stai, amico? Sì, ma sembra che non ti sia successo niente. Allora, questo è il turno in cui dichiariamo guerra a un altro alleato. Però prima dobbiamo eliminare del tutto Emporion. Quindi, flotta. E flotta. Quindi la flotta di Emporion è morta. 92%. E va giù nel mare, perfetto. Liberiamoli perché bisogna essere diplomatici. Facciamo salire l'amico qua. Tra l'altro è il capo della fazione opposta. Attenzione. Danni causati a tutte le unità da tiro. Morale di tutte le unità nemiche. Facciamo questo. Ok. E marcia forzata. A questo punto entra davvero dentro Cissis. E va bene così. Perfetto. Allora. Questo non è tanto perfetto perché riusciranno ad attaccarci purtroppo. Al massimo per un turno però, eh. È che non vorrei che poi se la conquistano loro. Questo non mi piacerebbe per niente. Non mi piacerebbe proprio per nulla. Quindi se ci attaccano ci difendiamo. Che guarnizione. Che cosa c'è qua dentro? Un po' di uomini. Secondo me ce la possiamo fare, ragazzi, eh? Ce la possiamo davvero fare. 77%. Allora, facciamo diventare questo. Perfetto. Potenziamo questo così abbiamo più cibo. E abbiamo finito i soldi. Allora. Cerchiamo di capire i nostri eserciti non in marcia forzata dove possono arrivare. Sto cercando di selezionare l'esercito, amico. Questi arrivano al confine. Comunque bisogna passare da qua. Ok. Quindi sarebbe un pochino squilibrata dichiarare guerra a questo turno. Perché potrebbero attaccarci con tutti questi eserciti. Niente, allora aspettiamo ancora il prossimo, però ci mettiamo in posizione. Allora, tu, vieni qua, tu, vieni qua, tanto qua l'ordine pubblico vedete che è al massimo. A questo è uno sconfinamento? Scusa, dov'è lo sconfinamento? Con la punta del piede? E poi scusa, la riga è gialla? Vabbè, pazienza, lasciamolo perdere, ragazzi. Lasciamolo perdere, poi allora tu entra qua dentro. Annibale, marcia forzata, vieni fino qua.
Ah, che valle. Ci bloccano la strada, speriamo muoiano presto. Te vai bene così, per adesso stai ancora a Cissis. Qua inizia a lavorare su questa cosa. Allora, qua non vedo nessuno. Adesso andiamo sì da Roma. Ecco qua dove è l'esercito. Va bene, però dobbiamo arrivare fino qua, ragazzi, eh. Questo è lo scopo di questa seconda guerra contro i popoli celtici. Uno è morto, l'altro no. Aspettiamo ancora questo turno, dichiarare guerra. A sto punto io dico a loro che il mio obiettivo è un altro. Cos'è che posso attaccare? Ci sono truppe in giro? Emporion. Questo. Andate lì. Perfetto. Ok, zoom sul bersaglio, si muove lì. Niente. Allora, io vorrei capire come faccio a Welcome, farti diventare friend. un Let mio us stato break bread cliente. and drink ale before words pass our lips. No, non richiedi offri. Bassa. I fear. Proviamo quando abbiamo tutti i soldi, a vedere se un pagamento totale gli fa Good and cambiare idea. noble friend, what an honor you do us. Come, speak so that the spirits can hear your words. Cosa pensi di noi 90? Beh, non è tantissimo 90, perché in realtà abbiamo declinato più volte di entrare in guerra con loro. Vediamo se ci sono romanacci in giro qua. Non li vedo. Perfetto. Potremmo iniziare a prenderci la terza flotta, però invece no, dobbiamo prendere gli agenti. E vedete che mi dimentico sempre. Li prendiamo tutti qua. Guardate quanti ce ne sono. No, ce li ammazzano. Qua che non lo sanno che li reclutiamo. Allora, agenti. Dignitario, che è quello che mi interessa di più. Amministrazione militare. No. Diffondi tensione culturale, propaganda, più 4 cultura alla trasformazione, questa azione. Bene, questo mi interessa, trasformazione culturale passiva, morale di tutte le unità dell'esercito, reintegro, no, decisamente questo. Poi, reclutiamo un campione, dimostrazione, fervore, dimostrazione di forza, morale, no. Campo visivo, probabilità di individuare eventi nemici, ferire agenti per autodifesa, no. Editto, proviamo a fare questo, lo usiamo in maniera attiva, diciamo. E abbiamo i soldi per l'ultimo? No, la spia ce la teniamo per la prossima volta. Ok, finiamo il turno. Niente, i Massili ci hanno dichiarato loro guerra, probabilmente i romani gli hanno chiesto aiuto. Quindi, vediamo un po' se far pace o meno a sto punto non ne vale la pena. Vediamo come va questo attacco. Sono vicini a conquistare Lugo. Allora, Napis, alleato, conferma obiettivo di guerra. Giudice è salito. Facciamo inventare un po' i soldini. A trasformazione culturale. Azione passiva. Questo qua, niente. Costo di costruzione, amministrazione civile. Facciamo questo. Ok, tanto qua è il 92% punica. Forse è la zona più punica, addirittura più punica la Numidia di Cartagine stessa, pazzesco. Ma è la regione migliore che abbiamo, cioè guardate qua. 7.000 rotti. Sono scesi un po' gli introiti rispetto a quando avevamo guardato un po' di tempo fa, chissà perché. Anche in Mauritania c'è lui che sta lavorando, strano. Dovremmo iniziare a migliorare un po' le strutture, però prima di perderci in chiacchiere facciamo le cose importanti. Allora, qua c'è un senatore di livello alto. I senatori sono deboli alle spie, mi pare. I live O to a serve the loro. mighty Carthage. No, 0% di possibilità. 0%. Baal I Hamon live be to serve praised. the mighty Carthage. Penso che siano deboli alle spie, esatto. C'era una specie My di, lord. diciamo, triangolo. Questi qua rischiamo di perderli perché gli agenti romani ce li fa fuori. Però niente, siamo in guerra adesso, eh. Siamo in guerra. Allora, qua stanno attaccando.
Sono ritornati verso l'alto. C'è sempre questo esercito di Emporium, ma penso che fra un po' se ne andrà via. Caspita, quanto tempo ce lo dobbiamo tenere appresso? Facciamo così. Tanto da qua non riesce a scendere. Lo muoviamo per ultimo. Allora, iniziamo l'invasione. Perché tanto ci hanno dichiarato guerra. Dovremmo iniziare l'invasione. E difensivo. Occupa. E andiamo dietro subito con un altro esercito. Qui così. Avanziamo pianino pianino, non c'è bisogno di correre. Poi, tu. Avanzamento normale. Questi possiamo potenziarli tutti. Anche tu. Hop. Avanti fino a qui. Avanziamo un pochettino. Fino lì. E fino qua. Ok. Dunque, non ci sono altre flotte. Questa la portiamo in Porion. Normale però. Così nel tragitto possiamo reclutare qualcuna. E vorrei reclutare una di queste. Perfetto, va bene. Ci serve un'altra spia. La farei sempre qui a Saguntum. Perché questi siamo al massimo. Allora, spia. Probabilità di individuare agenti nemici nascosti. Campo visivo. Ordine pubblico, grandi personaggi. E... infiltrazione, raggiro, ricchezza. Facciamo questa. Allora, spostiamo questo qua. Questo che l'ho preso, cos'è che c'ha di forte? Non mi ricordo neanche. Amministrazione civile, no, diffonde la cultura, quindi dovremmo spostarlo anche lui tipo qui. Speriamo non muoia. Perfetto. Quindi qua la cultura dovrebbe salire velocemente la nostra. Facciamo così per migliorare il processo ulteriormente. Qui va bene, abbiamo due eserciti in difesa, vediamo se è il caso di tenerceli tutti e due. Allora, qua non vedo niente. Vediamo l'esercito che era qua dove è andato. Non di qui, sarà andato di qua. Forse si è mosso in marcia forzata, però non siamo in grado di vederlo. E niente, da Cissis in realtà non c'è più necessità. Iniziamo a spostarci a nord. Perfetto. E va bene così, direi. Quanti eserciti possiamo avere? 10 e altre due flotte. Potremmo iniziare a fare delle flotte in più. Almeno una flotta vorrei averla, perché è meglio. Quindi pigliamoci una flotta. Crea forze. Allora, dinastia barca, dinastia barca. Meno 4 giudici. Siamo saliti tra l'altro, vero? No, quanto manca? Mancherà poco. E niente, però lo pigliamo comunque della dinastia barca. Ordine pubblico? No, perché tanto sta in mare. Ricchezza derivante dalla cultura, provincia locale. Ordine pubblico. Oddio, fa schifo tutte e due. Meno uno alla corruzione. Ma questo non sarebbe male, eh. Facciamo una cosa. Ripristina e pigliamo questi. Con questa miglioriamo lo scafo. Poi, amico mio, adotta. Ottimo. 58, però salirà velocemente. E iniziamo a reclutare qualcuno. Adesso abbiamo finito i soldi, però niente. Fai uno che è meglio di niente. Ok, perfetto, perfetto. Ragazzi, direi di interrompere il video qui. Iniziata la guerra anche con i Massili.
Adesso velocemente conquistiamo tutte le loro città in Galizia e questi andranno in Aquitania. Faremo una manovra a tenaglia. Cioè, in realtà qua stiamo fermi, li raggiungiamo da dietro. Quando qua è tutto pronto, tutti questi eserciti andiamo avanti come se fosse un pelotone di esecuzione e scendiamo giù fino a Roma. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Se così, fatemelo sapere con un mi piace o con un commento. E visto che siamo qua, volevo controllare adesso tra me e Roma chi è più forte. Ancora Roma, ma di poco, eh? Abbiamo quasi raggiunti. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. GG a tutti!